mister della formazione biancorossa, Claudio Tuoto. Buonasera mister, ben trovato qui su Stadio Radio. Buonasera a voi, grazie. E dunque, due partite in casa, questo è stato l'esordio ufficiale, però se non sbaglio, proprio diciamo con tutti i crismi in casa, parlo sempre, due vittorie, per cui insomma un Melicucco che in qualche modo rimette anche in sesto la classifica, oggi sareste fuori dalla zona play out e soprattutto un successo in uno scontro diretto, quindi la squadra c'è, ha già iniziato a recepire quelle che sono le tue idee. Diciamo che sono stati bravi loro sia nella partita contro il Caraf sia questa di oggi a saper interpretare bene le partite. Un po' meno domenica scorsa abbiamo sbagliato l'approccio, questo deve dare merito comunque anche al segretario Catanoso che domenica ci ha battuto, quindi da questo punto di vista è sempre un discorso. Pronto? Sì, sì. Quindi noi siamo qui, come ha detto il mister prima, come giustamente il Borgo Greganico ha venduto cara la pelle anche oggi. È stata lì, anche se siamo passati in vantaggio, siamo stati diciamo 10 contro 11 per circa 80 minuti, quindi sull'1-0 dopo che siamo passati in vantaggio, Spoletti dall'arbitro è stato espulso per l'ultimo uomo, credo espulsione giusta perché purtroppo tra lui e la porta c'è solo il portiere, quindi di conseguenza penso che sia giusto. Il discorso qual è? Noi siamo qui, ripeto, solo merito dei ragazzi, ogni partita la dobbiamo affrontare con le giuste motivazioni, sappiamo benissimo che non possiamo calare di concentrazione, perché calando di concentrazione accade quello che è successo a San Gaetano Catanoso, dove abbiamo regalato tutto il primo tempo, e poi giustamente è difficile recuperare un risultato di 2-0 come è successo. Oggi è andata bene perché i ragazzi hanno dimostrato di avere carattere, questo è quello che mi fa ben sperare per le successive partite. Ed è proprio questa l'altra domanda che volevo farti prima di salutarti, perché sostanzialmente dai 21 punti dell'Archi fino a quantomeno 14 della Bagnarese, ma anche la Rombiolese ci crede, insomma è un grande marasma questa lotta a salvezza, quindi quanto conterà fare proprio un salto di qualità mentale per ottenere la permanenza diretta in categoria? Come ho specificato anche altri intendi, io dico che l'aspetto mentale in queste categorie è fondamentale. Io parlavo pure con il mister oggi del Borgo Greganico, che è proprio lì il discorso, quello di riuscire a interpretare l'aspetto psicologico e riuscire a dare qualcosa, perché è inutile che noi siamo, io non mi reputo, come ho detto già più volte, non mi reputo ancora un allenatore, ma sono una persona che deve imparare da questa situazione, io devo crescere insieme al gruppo, e l'unica cosa che le posso dire è quello di non mai perdere quell'autostima che penso che sia fondamentale in questo mondo di calcio, siamo nel calcio, quindi parliamo di promozione, parliamo di dilettantismo, dove magari diciamo l'80% dei ragazzi che ho io lavorano e finiscono alle 5 di lavorare e poi ci riuniamo e facciamo l'allenamento. Questo è sicuramente qualcosa devo dargli, perché se no è inutile che sono andato lì. Però è normale che è tutto merito loro se in queste tre partite abbiamo fatto 6 punti e abbiamo, tra virgolette, svoltato un pochettino quello che era l'andazzo nelle ultime 6 partite, dove venivano da 6 partite sconfitte consecutive. Questa è l'unica cosa che penso abbia io leggermente il merito, ma tutto il merito è al 99% loro. Bene così.